Bocco al drago! Ciao Valentino Rossi! Animali animali, bentornati in questo nuovissimo video. Siamo in stazione, sempre con Sabrina Bella Pimpante, la nostra guida. È uscito un video anche sul cane di Sabrina, dove andiamo a fare shopping, mangiamo nel nostro hotel. Però oggi ci sposteremo da Pechino, che sarà sul mio dito, fino a Xi'an, prendendo il treno. Ci vorranno 5 ore con un treno super veloce. Amore, devi far vedere il bagno cinese che ho appena imparato. Bisogna far passare le valigie come nell'aeroporto. Ci sono i controlli. E se non hai muscoli non puoi passare. Meno male, che se non lo dicevi tu la prossima volta. Almeno tutti si preparano se devono venire in Cina. È il terzo giorno qua e ancora il fuso orario non è passato. Stanotte ho fatto after, cioè sono ancora in after, non ho dormito. Mi sono guardato solo delle grandissime serie TV perché non avevo sonno. E quindi probabilmente recupererò durante il treno. Tanto in 5 ore se non dormi cosa fai? Chiaramente il nostro treno è quello. È il primo, il terzo. È chiaramente quello. Sì, quello. Probabilmente se non fosse per la guida saremmo andati in Mongolia. Cioè quindi prenderemo chissà quale treno, però vabbè. Sabrina ha deciso di regalare qualcosa. Tavolini! Un regalo più bello che non ho mai ricevuto. Sì, ma a sto punto bisogna chiedere come si dice cavolini in cinese. Come si dice cavolini? Come cavolini in Cina. I bambini dicono come tao yan. Allora, tao yan simpatici, dovete fare la faccia un po' più facci carine, vedere la faccia sì. Carina. Oh, yeah. Esatto. Abbiamo appena preso una bibita da Starbucks. Oh, che bella la mia! Ce l'ha consegnata così. Oddio, il tuo che è bella! È una pozione la tua. Ci siamo, treno super veloce in arrivo. Siamo alla fine saliti sul treno. Per fortuna ci stava la carrozza ristorante, perché senza quella sei ignorante. Fortuna. 5 ore. Forse direi che per fortuna ho preso la frutta. Ci sta il riso, ci stanno i gamberetti, ci stanno le patate, ci sta la carne, c'è questo che cos'è? È una cosa indefinita. Io spero che l'imprenda che ci stia un cestino. Ci sta una puzza di cibo e di scorreggio in questo treno che vi giuro non sono io, è incredibile. Com'è il cibo? Angosciante va bene come aggettivo. Comunque è una fregatura sto treno. Dicevano tanto super veloce, ma va identico al Frecciarossa, quindi i treni in Cina sono velocissimi, uguale. Persino la Pepsi è una fregatura. Ma perché il blu? Non lo so, infatti è terribile. Ma c'è la Pepsi, ma Pepsi blu? Fa vedere? Ma di cosa sa? Di una Pepsi blu. Ah. Comunque nel mentre Sabrina prova tutti i cibi cinesi, io vi faccio vedere dell'altro. Volevo far vedere che oltre ai normali gabinetti che ci sono tra una carrozza e l'altra, ci sta anche un lavandino che non siamo in una stanza. Là c'è il corridoio, laggiù ci sta un'altra carrozza, ci sta il lavandino con lo specchio. E qua il distributore di acqua calda per riscaldare i noodles. Oh, pare che ci devono vivere su questi treni. Il cappellino mi dà tipo 10 anni di più, sembro vecchio. Però fidatevi che i miei capelli in questo momento sono molto peggio. Comunque, giusto per farvi capire, volevo dirvi che sono sveglio da 18 ore in after. Ah, raga, in realtà vederla in video sembra anche invitante, ma in realtà l'odore della sbobba da carcerati, da militare, non lo so. Passabile. Ok. Perché è molto grasso, sennò fa schifo. Non sa di niente. Sa di carta. Sì. Ti ho detto di mettere nel sughettino del manzo. Puzza di cadavere. Scusa amore, ma secondo te perché io sto mangiando una frugna? Ma sa di palle. Sa di palle? Sono di cosa stanno le palle? Una consistenza strana. Prova la zucca. Vai, se dici che è buona ti lascio, eh. Yeah. Sa di palle anche questa? No, sa di vomito di neonato. Fantastico. Fortunatamente nel mio varato della frutta c'è un'altra prugna. Se vuoi mangiare la prugna te la lascio. Forse il pollo è la cosa più accettabile. C'è anche il mio se vuoi. Siamo finalmente arrivati in hotel. Non mi sembra bello come l'altro, ma raga, 6 ore di treno in after. Sto morendo. Ma in questo hotel ti accolgono come Star Wars, ma quello è C3PO8. Ma che sta succedendo qua? Sabrina è felicissima. Ciao amico, ma tu pulisci o rinfreschi? C'è scritto lavoro, per favore non disturbare. Ma vai a quel paese. Siamo anche al piano 15, quindi bello fortunato. E ve l'avevo detto che era fortunato, ma noi avevamo chiesto una casa o una camera d'albergo? Io. Ma è, cioè, questa solo è una stanza. Ma cosa mi rappresentano? Divani, poltrone, televisione. Ma di qua ci sta la camera da letto, letto matrimoniale, un'altra televisione,
quello sono io, ciao. Tutto qua, moquette. E ci sta anche il bagno. Ottimo. Che figata, amore. Posso chiamare mia mamma mentre cago? O posso fare il bagno e chiamare i miei amici? Sì, stamattina veloce in camera. Ci andiamo adesso nella zona musulmana, semplicemente perché ci sono un sacco di negozietti che fanno cibo particolare, così andremo ad assaggiarli. Siamo saliti su un taxi che stampa scontrini. Aggiungi due zucchine, grazie. No, mi sa che le zucchine sono gratis, non è andato avanti lo scontrino. Ma che cacchio? Ma... siamo arrivati, questa è la torre dei tamburi che dà inizio alla zona musulmana. In realtà gli unici tamburi che sento sono dentro la mia pancia, si è fatta una certa. Che cosa? Oh mio Dio, raga. Spiedini di polipo, spiedini di... non so come si chiama quella cosa lì, la mangio ogni tanto, il calamaro. Spiedini di granchio fritti. Come si fa a mangiare il granchio fritto? Uccidono anche i pupazzi. Ah, che figo, qua fanno il gelato. Gelato, come si dice? Il gelato congelato. Vai a fare striscia di gelato. Vabbè, bravo a fare il gelato. Cos'è quella roba lì? Ah, è un melograno già sbocciato. Che figo. Cosa hai preso, amore? Si stanno congelando le dita. Ah, ma è freddo? Sì. Ma che cos'è? Un frutto? È il soffio del drago. Vai, fammi vedere il soffio del drago. Ma amore, bellissima questa cosa. Oh. Bellissima, ma è buono? No. Ah, ok. Tocca a te, amore, vai, soffio del drago. Più in bocca, tienila più dentro. Mastica. Amore, ma non mi sembri molto da soffio del drago. Ho tantissime altre munizioni da usare contro i cinesi. Soffio del drago! Soffio del drago! Soffio del drago! Soffio del drago! Sto sputando tutto! Di musulmano in realtà non c'è niente. Guarda! Però c'è tutti questi negozietti col cibo. Oddio, cos'è quella fare là? Lo zucchero filato. Ma come ha fatto sto zucchero filato? Che figata, è tutto lavorato! Bellissimo. Guarda in quante forme lo puoi fare. E poi c'è lui. A lui non frega un fatto di nulla. Lui è il campione. Ma effettivamente cosa è successo a sto coniglio? L'hai infilzato? È morto. Ma... però era carino, guardalo. Sì, adesso è un po' piegato. Eccolo lì. I rotolini di gelato gelato, congelato, che poi diventano così. Wow. Oh mio Dio, amore, mi sa che... quello è il cuore di qualcosa. È un cuore. Quello è un cacchio di cuore. Cioè si passa dai gialetti ai cuori di animale. Qua invece siamo all'aperto. Hanno i bollitori dell'acqua che stanno facendo i ravioli a mano. Quello è all'interno che del raviolo. E poi viene buttato in pentola e ci sono i piatti. Che figata. No, questi li voglio assaggiare. Ma perché questo ma poi ci salta tipo salta della corda. Amore, ti giuro che non è agnello. Ti giuro che non è agnello. Non è un agnello quello. Oh, gli spiedini quanto buoni. Raga, qua a Xi'an ci sta un caldo che non auguro a nessuno. Sono 33 gradi ma è come se ce ne fossero 50. Vi giuro c'è un'afa che mi sta uccidendo. E mentre si raffreddano i ravioli prendiamo un granchio fritto. Amore, amore, ho un mazzo di rose per te. Sei sicuro di volerlo fare? Ma, amore, mi sa che... Cioè... ci sono i gusci, c'è cioè la... come si chiama? Io so solo che c'è qualcosa di spiattellato qua, l'hai già assaggiato? Ci sono le chele. Cioè è così fritto che puoi mangiare le chele del granchio, cioè. Ma in la, che la senso? Parte, il crostaceo, la... fammi vedere che lo buccia, fai. Come si chiamano? Ah, mangi tutto? Sì. Aspetta cioè mangi tutto il granchio. Mi dai 5 euro se lo assaggio? Va bene. È fritto. Sa di patatina. Perché speziano tutto? Perché a me è più buono. Boh, a me piace, sa di granchio. Speziato. Il problema è che sono tre, come ne mangio tre? Che fai, mio amor? Oh, mio amor, oh, mio amor. I ravioli. Ma fai vedere la salsina? Sì, è tipo piccantino ma poco. Vai, piccantino ma poco. Aia. Sni, non mi sembri molto convinto, guardami. Ne dovrei assaggiare un altro. Ah, ok, assaggia allora. Sembra di mangiare la lava. Dacci un voto da 1 a 10. 7. 7 è abbastanza, eh. Buono. La nostra guida ci ha detto che quello è pane. Ma come? Che cos'è? Raga, ma qua hanno... ma...
Ma che cacchio, c'è Valentino Rossi in un'area completamente pedonale. Ma questo Amazon. Comunque stavo dicendo che qua ci sono le ostriche dove tirano fuori le perle e le fanno girare, non so per quale motivo, ma questi qua fanno le piramidi di bubble tea. Ma questa, ma dove ma dove sta passando? Ma questa vuol passare con il triciclo in mezzo a una piccola via, ma teppista! Ma raga, sono davvero fuori di testa. Fuori di testa. Ma amore, è un attimo che sei nella zona affollata dei motorini e tutti che urlano. Ciao! Ah. Beh, secondo me si divertono. Aiuto raga, si sono moltiplicati come Naruto. Aiuto! Ehi, siamo entrati che tu non eri illuminato. Che figata! Che diavoleria mai è questa? Ma ci sono gli ologrammi dentro la fontana. Ma è troppo bella. Non so se le vedete, ma dentro ci sono delle immagini. Visto che a Sabrina non è piaciuto molto la via dello street food, siamo passati al classico combini, tipo quelli del Giappone, per così si è presa la spesa. Abbiamo preso un po' di bevande per stanotte in albergo. E adesso vi faccio vedere come si conta con solo una mano fino a 10 in Cina. 0 così? Sì, 0 1 Ok. 2 3 Ok. 4 5 Ok. È semplice. È classico. 6 Ok. 7 Così, noi quando facciamo così è tipo bella. Ciao, bella, grande. Così è 6 6, ok. 7 Anche questo. 3 Ah, 3. Ok, così è in Italia. Sì. Cosa vuoi? Così, quindi così è 7 Sì. 7 Ok. 8 Uguale con le 2 in Italia. Ok, come dire 2 ma è 8. Com'è 9? 9 Così? Stretto. Tipo così, 9. Aspetta che ok, ok, 9. 10. 10 è il pugno? Cavolo, che figata. Va bene, animali, direi che con questo insegnamento finale il video può concludersi qua. Siamo a Xi'an, avremo ancora 2 città da visitare. Mi raccomando, godetevi il video di domani sul canale di Sabrina. Ci saranno altri video da questa città. Come sempre, vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei 2 bellissimi video lati. E noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.